Lino Paganelli, storico organizzatore delle feste dell'Unità o feste democratiche, come si chiamano alcune soltanto adesso. La tua presenza qui, il fenomeno Renzi, insomma, come vedi questa situazione che si sta evolvendo nel PD? Nell'immediato vedo una candidatura che fa bene al PD e per quanto mi riguarda è una candidatura che mi sembra coerente con quello che ho sempre pensato dal momento in cui è nato questo partito, un partito che aveva voglia di mettersi in gioco per cambiare l'Italia e un partito che ha voglia di addossarsi le responsabilità per questo cambiamento. Renzi interpreta quella voglia di fare, quell'entusiasmo che secondo me sono necessarie per affrontare le elezioni del 2013. Domenico Petrolo, poco più di 30 anni, è stato uno dei protagonisti, diciamo, dell'organizzazione del Pullman di Veltroni del 2008. Tu hai scelto già apertamente di appoggiare Matteo Renzi, sei uno dei pochi che lo ha fatto, insomma, all'interno della struttura del partito. Perché e che impressione hai di questa campagna e di questa serata romana di Renzi? Io penso sia giusto sostenere Matteo Renzi perché rappresenta un momento di rottura importante per questa società, perché è una società in cui, ingessata nei conflitti di interesse, nei conflitti ideologici, un candidato come Matteo Renzi, giovane, che è capace di parlare oltre i nostri steccati del nostro elettorato di riferimento, può solo far bene al Partito Democratico. Matteo Renzi punta tutto sul rinnovamento della classe dirigente del PD. Secondo lei è una buona idea e può bastare questo? Vorrebbe un ricambio totale, non soltanto nel PD. Qual è l'idea che la convince di più, che ha portato avanti Renzi? Ma a parte il fatto, le idee molto pragmatiche, quelle lì di tagliare le spese per la politica, e quelle piacciono non solo a sinistra ma a destra, un po' dovunque. Renzi è un politico che ha dimostrato di sapere fare quello che ha detto ed è la sua connotazione migliore. Lui è il sindaco di Firenze, si è presentato con un programma, ha detto che avrebbe fatto delle cose e le ha fatte. Fausto Brizzi, regista di film generazionali, insomma, che in qualche modo parlano anche alla generazione di Matteo Renzi, insomma, quella dei 30-40 anni di oggi. Come mai è qui stasera e che effetto le fa questa candidatura di Renzi, insomma, che certamente su questo tema generazionale si sta giocando grandissima parte della sua sfida? Sono qui per amicizia con Matteo, ho già lavorato con lui all'organizzazione dei Big Bang fiorentini, mi divertono tutte le cose nuove e quindi mi diverte sia questa avventura per quanto mi riguarda, insomma, il lavorarci insieme, sia l'avventura di Matteo proprio, perché comunque avere un politico che sta sotto i 40 anni, io che vengo considerato un giovane regista, in realtà ne ho 43, non lo sono, ma Matteo è realmente un giovane politico, insomma, rispetto alla classe che abbiamo. Andrea Sarubbi, uno dei pochi deputati del PD che ha scelto Matteo Renzi apertamente. In realtà io credo di non essermi mai mosso da dov'ero nel 2008, quando Veltroni mi ha candidato, mi ha preso letteralmente dalla società civile. Ero tra i simpatizzanti del PD, non ero tra i militanti, diciamo così. Mi sembra che l'Italia che Matteo propone è un'Italia nella quale viverei un po' più volentieri di quella di oggi. È un'Italia che deve cambiare nei metodi ma anche nelle persone, diciamo la verità, senza voler gettare via il bambino con l'acqua sporca, però dicendo che ci deve essere posto per tutti nella politica di oggi. Purtroppo i cittadini hanno l'impressione certe volte che noi la prendiamo come un poltronificio e come un'azienda da scalare. In realtà non è così e io sono qui anche per questo. Mario Dinolfi, neodeputato del PD. Questa tappa romana di Matteo Renzi, insomma, questa prima 10 giorni di tour per l'Italia, c'è chi dice che richiama un po' la campagna di Veltroni del 2008. Tu che sensazione hai? Ma mi sembra una campagna molto importante e diversa anche da quella del 2008. Qui c'è il protagonismo di un ragazzo nato dopo il 1970 che porta, insomma, su di sé, sulle spalle, le esperienze di tanti. Penso alle primarie del 2005, te le ricordi, quando si candidò Ivan Scalfarotto, poi nel 2007 mi sono candidato io, poi c'è stata l'esperienza di Serracchiani alle europee, poi Civati con Prossima Italia, cioè c'è stata una generazione che ha sempre giocato questa partita un po' per partecipare. Adesso arriva Matteo e gioca la partita per vincere. Come mai qui a sentire Matteo Renzi, che cosa le ha comunicato questa campagna per le primarie fino adesso, insomma, questo giro del camper di questo ragazzo meno che quarantenne, insomma, le dà qualche, come dire, suggestione anche politica? Io non abitualmente non faccio previsioni, credo però profondamente che tutti quelli che forse hanno imparato che non bisogna cercare un papà
ma bisogna diventare cittadini e quindi essere rappresentati da qualcuno che è come noi e ci crede e che ha un grande entusiasmo, probabilmente possono fidarsi e affidarsi. Federico, 16 anni, indubbiamente è uno dei più giovani presenti qui nella sala dell'Auditorium Conciliazione. Ecco, come mai sei qui? Insomma, sei molto giovane per seguire le cose della politica. Che cosa ti colpisce del personaggio Renzi? Beh, diciamo che io sono qui perché da quello che mi è sembrato lui può portare, insomma, in questo partito, cioè il Partito Democratico, un'area di novità, non solo perché può togliere di mezzo tutta la classe politica che c'è e che sta lì da anni e che secondo me non ha fatto molto, e che se adesso andasse, insomma, vincesse le elezioni, molto probabilmente dopo poco cadrebbe, come ha fatto il secondo governo Prodi e quello precedente. Quindi penso che lui possa fare qualcosa di veramente nuovo. Penso che l'idea di girare in camper e conoscere la gente sia un'ottima idea. Mi convince l'innovazione e sinceramente una persona che è vicino alla mia età mi dà l'energia di credere di poter portare un vero cambiamento, e quando c'è la gioventù con ideali veri e buoni io ci credo.